Sì, questa è la nail art che vi propongo oggi. Nail art, sì, estremamente semplice. Allora, molte di voi mi hanno chiesto una nail art semplicissima per chi è alle prime armi. Allora, io ho deciso di utilizzare un monocolore Essence e un altro argentato sempre della Essence, che comunque sono due smalti che sono reperibili. Nel video ho utilizzato un dotter della Kiko, ma probabilmente sia nell'info box sia all'interno del video lascerò uno dei miei primi video che ho fatto a riguardo del dotter, che magari non tutti riescono a trovarlo, non tutti ce l'hanno, quindi sono dotter diciamo casalinghi, quindi anche per chi ha le prime armi senza che magari si sta a comprare una cosa che magari non trovo oppure può non interessare. E possono tranquillamente trovarlo in casa. Questa qui è una nail art molto 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 semplice. Io spero che nel video il colore verde non venga troppo scuro, perché nella realtà è un bel colore, più chiaro. Boh, vabbè, speriamo dopo il montaggio. Ragazze, spero che questa nail art super semplice per chi ha le prime armi e super veloce, magari anche per chi ha 5 minuti di tempo e vuole cambiare un pochino il monocolore. Vi lascio ai prodotti e al tutorial. Ci vediamo al prossimo video. Un bacio grande. Ciao! Come base per proteggere l'unghia ho utilizzato della Pupa Base Attiva Crescita. Per la base della Nail Art ho utilizzato della Essence il Color & Go numero 54. Per le decorazioni ho utilizzato della Essence il Nail Art numero 03. Come sigillante ho utilizzato il Top Coat della Essence. Allora, io ho già applicato la mia base trasparente e due passate dello smalto verde. Ora prendiamo lo smalto argentato e ne applichiamo un po' su una superficie impermeabile. E con un dotter dalla punta piccola intingiamo e cominciamo a fare dei puntini solamente qui al lato dell'unghia. Li facciamo dal più grande al più piccolo. Così. Ora facciamo questo su tutte le unghie. Aspettiamo che il tutto si asciughi. Ecco fatto, ragazze, questa è la nail art completata. Io ho già applicato una passata di top coat. Io spero che video del genere vi possano piacere, perché mi è venuta proprio in mente l'idea di farne altri. Quindi proprio per chi è alle prime armi, nell'arte che vadano bene sia per unghie lunghe sia per unghie corte, anche solamente per quelle persone che hanno 5 minuti proprio di tempo per mettere lo smalto e vogliono comunque una cosina piccola, magari in particolare, una cosa graziosa, tanto per ravvivare un po' un monocolore che può essere bello quanto si vuole, però magari a volte è un pochino triste. Quindi fatemi sapere voi se questa idea vi può piacere. Lasciatemi un commento giù nell'info box. E ragazze, ci vediamo al prossimo video. Un bacio grande. Ciao!